Una lacrima sul riso, ovvero le parole che non vi ho mai detto. Pensieri scritti e recitati da Nando Barriale con Antonio Romano. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano, buongiorno a Nando Barriale. Buongiorno a te, a questa splendida radio che ci dà sempre emozioni. Nando, tu ci hai parlato di una presentazione che avverrà il 26 prossimo maggio qui a Napoli al Caffè sì. Gambrinus. Di cosa si tratta, lo vogliamo dire? 26 maggio di giovedì alle 18.30 facciamo una rimpatriata, insomma, con amici artisti e non per l'evento di questa presentazione di questo mio CD di pensieri poetici, che non ha niente a che vedere con la comicità, è l'altra faccia della medaglia, ecco, che certamente tutti noi abbiamo. Non è che ho fatto una scoperta, diciamo, sensazionale. Mi sono messo lì, avevo delle cose da dire, perciò lo dice anche sul CD, ovvero le parole che non vi ho mai detto. E poi così aspettiamo le critiche anche, e anche se c'è qualche complimento. Ci puoi anticipare chi sono gli amici che rimpatrieranno con te al Gambrinus? Sì, poi spero che non ci siano, diciamo, che tu abbia potuto mancarne qualcuno. No, che qualcuno possa venire meno, perché io ci saranno la voce narrante, le voci narranti, coloro che declameranno le mie poesie, perché qualcuno la recito io, e poi mi sono avvalso anche di amici, bravi attori, tra cui Antonio Buonomo. Poi ci sta Patrizia Masiello, una brava attrice. Poi ci sta Antonella Morea, cantante e attrice. Sasà Trapanese, attore. Rosario Minervini, un giovane attore, una bella promessa per il teatro napoletano. Lucio Aiello, storico attore napoletano della vecchia guardia, anche lui è un bravo attore. E poi al pianoforte ci sta il maestro Roberto Alfano e Andrea Lucisano. Che altro posso dire? Ah, poi ci saranno le incursioni simpatiche del mio amico Peppe Iodice, che così avremo dei momenti così che lui avrà qualcosa da dire, un dibattito simpatico. E niente, poi tanti altri amici che verranno così a realizzare. Chi ci sta ascoltando e pensa di poter venire, c'è bisogno di un invito, viene direttamente? È libero, cioè, è libero, quindi... una serata tra amici come spettacolo. Probabilmente io ho invitato anche Davide Sole, un mio amico, un bravo chitarrista, cantante, che mi deve dire sì, quel giorno è libero, insomma. Voglio dire, le sorprese non mancheranno, quindi amici, io ci sarò, chi vuole essere insieme a me, ci vediamo al Gambrinus 26 maggio ore 18.30. È una serata tra amici, insomma, niente di che, non si fa niente, si viene là, si sta un po' insieme, ci prendiamo un caffè, ci facciamo una fotografia, sono io a chiedervi la fotografia, perché... Bellissima questa, alterniamo i ruoli, insomma, certo, sotto questi aspetti. Bene, prima di entrare nella poesia ti chiederò qualcosa su di essa. Volevo dire, il comico, il cabarettista in genere, appunto, abbiamo detto, molto spesso ha un suo lato intimo, perché a volte cercare di far ridere le persone è un'arte sicuramente, però è anche un'arte da parte del cabarettista non far ridere ma far riflettere su cose serie, insomma. Sì, ma sei in chiave comico, perché purtroppo il cabaret ha preso un'altra piega oggi. Oggi tutto si evolve, tutto si rinnova, e il cabaret forse ci sono più problematiche oggi, forse la gente vuole pensare di meno. E vabbè, allora certamente si possono sempre dire delle cose, ma cercando di dirle quando meno pesante possibile, perché basta poco che un pubblico si scuccia e se ne va. Dunque mantenerli sempre in fibrillazione. Beh, con la battuta, dicendo cose simpatiche, cose vere, cose autentiche, però metterle lì in chiave comica, se no rischi di non piacere. È troppo tardi. Qual è il motivo, insomma? No, è troppo tardi, è una poesia di un conflitto padre e figlio, che padre e figlio è sempre stato uno scontro generazionale, purtroppo, che non ci si capisce, forse perché alla fine sia il padre che il figlio vogliono le stesse cose e non hanno il pudore di non dirle, occhio nell'occhio. E così, una poesia un po' struggente, di una mancanza di comunicazione, però alla fine poi non è così, perché... Non, a volte non ci si approfitta quando si hanno i genitori per comunicare, e poi dopo è troppo tardi. Quando è troppo tardi. Perfetto. Vorresti dire tutto e c'hai la mare in bocca di non aver detto tutto ciò che volevi dire. Ed è una cosa verissima. Nando Barriale, è troppo tardi. Nando, noi ci risentiamo domani. Ciao. Grazie, ciao a tutti.
È troppo tardi, ma non l'hai capito. Con tempo pure un musto si fa la cita. Cucciolito ti cercava, ma tu addostivo. Invece di scetà, a sonnichino rumivo. È troppo tardi per parlare. E poi che? Insonniente vicino a te. Tu roba d'aterna, nostro Dio. E ancora non grida a quella che facci. A scuola era buona e tu non lo sapevi. A sera ti ritirava e non arrivi. Tu ero così che veniva lontano, che ti veniva a trovare in mano a mano. Troppo tardi, quella che è fatta. Hanno figli che non ci abbassa sul pilato. E voleva un amico per poter parlare. Mentre gli agnelli ci mandava a cucca. E se ferita soffrisca, bruciano ancora. I ricordi sono così, non si può lasciare fuori. Ti accompagnano per la vita, sono amare. E volessi buttare con una preda in fondo mare. Tu hai mente, hai niente, solo un uomo. Ti pare strano se ti dico che sono un uomo. Ti dispiace, lo saggio. Eppure sono cresciuto. Ma quando amore si amara già tutto. Da c'è mai visto fare una rasata. Una vita sana con l'occhio arraggiato. Un lupo cattivo per dentro a casa. Sapeva sputa fuoco a rindonasa. E va campa, va. Che infanzia felice. Natura morta per dentro a una cornice. Ti fai a per te. Cerchè di costruire. Combattendo una vita, cercando di capire. Mi sono scansato a guerra. E con me davo piglia. Ti prometto che si scoppia contenta va che fa così. A così finisce mi rimproverai. Ma accusa che solo chi l'ha vista qualcosa può contare. E andando su vivo e non mi ucciso. Mi rinfaccio sempre che per te sono uno pisa. Io che fatica che sono nato e non ti cerco niente. E parlate sempre forte, sei tu che tu dormiente. La vita è breve, fatela una rasata. Per tutto quello che mi hai fatto, i taggi perdonati. Io e te ingrifate con mio vallo a s'acchiappà. Perché padrone è sotto, volis sta davanti. E mo che si via che tu li sapparà. Ma poi ti scordi e per vizi vuoi parlare. Scina una coppa seccia che si può sfornare. Io ti sento stesso, fanno un mene di ingazzare. Era un cavallo che non poteva vincere, non ci valeva apposta, era tutta a perdere. E mo da già lascià, non tengo tempo di parlare, perché si è fatta tardi, troppo tardi, papà. Una lacrima sul riso, ovvero le parole che non vi ho mai detto. Pensieri scritti e recitati da Nando Varriale con Antonio Romano.